Purtroppo questa curva diciamo che è un po' presa qualche volta a forte velocità. Il ragazzo che guidava ha perso il controllo dell'auto, è andata bene perché noi avevamo i corsi fino alle 10:30 di sera e l'incidente è successo a 12:30, quindi è stata una tragedia sfiorata. È stata senza dubbio una tragedia sfiorata quella che si è consumata nella notte in viale Piero della Francesca, dove è stata devastata la sede di un'agenzia formativa da un'automobile finita contro la vetrata. Nel centro storico bisognerebbe starci anche un po' attenti, ci può essere un pedone, ci possono essere persone comunque sui marciapiedi, un minimo d'accortezza, un minimo di buonsenso ci vorrebbe. È successo attorno alla 12:30, l'auto uscita dalla carreggiata proprio in questo punto, come si vede ancora dai segni, e poi è andata a impattare alcuni metri dopo contro la struttura. La corsa dell'auto infatti si è conclusa contro la vetrata dell'aula, fortunatamente vuota in quel momento. Proprio all'interno questa volta sembrerebbe insomma che è andato senza toccare il freno, perché l'impatto è stato violentissimo, come potete vedere è entrato proprio all'interno. Ingenti danni alla struttura, infissi devastati, vetrata in frantumi, banchi uno ammassato sull'altro, illeso fortunatamente il conducente dell'auto. Questa stanza è inagibile perché noi siamo accreditati regionalmente, la stanza ugualmente ha un accreditamento regionale. Il locale è inagibile fino a che non viene ripristinato come da normativa regionale. Quindi noi a essere proprio molto positivi, si spera che per luglio si riesca a ripristinare. Non si tratta del primo incidente accaduto in questo punto, un punto nevralgico del traffico cittadino. Dal 2015 che siamo qui è già la sesta volta che ci vengono rotte le vetrate per incidenti. Abbiamo fatto molteplici segnalazioni, speriamo solo che vengano ripristinate delle sicurezze esterne, che laddove una persona perdesse il controllo, perché comunque può succedere, almeno impatti meno all'interno della scuola, ecco tutto qui. Sicurezze esterne che tra l'altro sono state divelte nel corso di un altro incidente stradale. Sì, un altro incidente che è avvenuto un mese fa, dove sono stati portati via tutti i pioli, invece dall'altro lato noi non siamo stati toccati, però ecco, poteva essere un'altra tragedia anche lì, o comunque se avviene di giorno dove ci sono i nostri ragazzi che per prendere un caffè magari si affacciano sul marciapiede, diventa una situazione veramente pericolosa, noi siamo veramente preoccupati.